Allora, tutorial per Tears in Heaven, arrangiamento molto semplice. Cominciamo dalla prima posizione, partiamo con un mezzo barré, quattro sesti, ovviamente partiamo col barré dalla quarta corda. Arpeggio con pollice e indice, medio anulare e indice. Poi abbiamo Sol diesis con il bicordo delle corde a vuoto, le prime due. Dopo lo preparo già sul barré, quindi abbiamo barré, a questo punto mettiamoci anche il basso fa diesis, visto che abbiamo preparato, e poi abbasso il barré per liberare il basso mi. Quindi ripeto il passaggio. Poi abbiamo re a vuoto, la re, un'altra figura di sincope. Scorro indietro con 3-4, posizione di La maggiore. Fino a qua ripete praticamente la stessa cosa dell'introduzione. Poi inserisce alcuni elementi melodici del tema. In questo passaggio abbiamo la re, do diesis che lega si, la, do e poi l'arpeggio sulla posizione di mi, con il 2 su mi e l'1 sul sol diesis. Qui abbiamo un passaggio progressivo di accordi, quindi partiamo da questo, aggiungiamo 3 e 4 sul la e do diesis, scorro 3, 2 sempre in terza seconda con il mi, ripeto. Abbiamo una variazione con la posizione di fa diesis e qui abbiamo un passaggio melodico che ci porta in quarta posizione con la posizione dell'accordo di do diesis settima. Qui puoi scegliere se fare pollice, pollice, indice medio oppure pollice, indice medio anulare, a scelta tua, come sei più comodo. Scorro, barré al terzo, posizione di sol maggiore, stesso passaggio e sull'ultima nota anticipo il barré della nuova posizione. Quindi qui abbiamo un fa diesis settima. Poi passaggio per ottave e andiamo ad aggiungere il si in settima posizione. Quindi abbiamo un passaggio melodico, l'arpeggio di posizione, accordo, nota la in seconda corda. Poi qui facciamo un passaggio a liberare la corda vuota in modo di avere il tempo di tornare in prima posizione. Sol diesis che lega fa, due semicrome, mi a vuoto e torno in prima posizione. E finiamo il tema tornando all'esposizione dell'intro. Quindi ripeto questo passaggio. La in seconda corda, sol fa mi. Si spegnerà fra 30 secondi. Seconda sezione, accordo in prima posizione di Do, Do, Sol e Mi. Quindi cercando di tenere le dita ferme, qui cambiamo Si, Re, Si che rimane fermo, Sol a vuoto, Do col medio che si sovrappone.
cambio fa diesis, la e re, arpeggio di sol, poi fa diesis, re, la, mi minore, accordo, accordo, accordo con fa diesis, re, la e re, puoi fare col 3 o col 2 indifferentemente, e poi sol. Ti ripeto tutta la frase. Il finale la seconda volta è leggermente diverso, quindi è molto importante che si senta bene fa diesis, re, accordo con il mi a vuoto e torni alla posizione di mi con mi e sol diesis, sempre arpeggiato pollice, pollice indice medio oppure pollice indice medio anulare, scegli tu come. Posizione del passaggio precedente, ci è già capitato nel collegamento tra prima e seconda sezione, quindi mi, la maggiore con 3 e 4, scorro col 3, si, re e mi e vado in seconda posizione. E poi ripeto tutto il brano, facciamo solo il finale. L'intro, barré al secondo, tolgo il barré per far suonare il mi a vuoto, finale, accordo finale di La major 7 con mi, sol diesis, do diesis, ti risuono solo il finale.